Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso della Power Crop ed ha così confermato la sentenza del TAR che in primo grado aveva già riconosciuto la correttezza del nostro operato ed una decisione assunta in assoluto rispetto delle norme vigenti. Queste le parole del presidente della provincia di Arezzo, Roberto Vasai, che non nasconde la sua soddisfazione perché la centrale a biomasse che doveva sorgere nel territorio dell'ex zuccherificio di Castiglion Fiorentino a questo punto davvero non si farà. È stata scritta la parola fine. Soddisfatta anche la consigliera regionale Lucia De Robertis. Siamo molto contenti perché il Consiglio di Stato ha, naturalmente per il livello di giustizia che le competeva, ha rigettato il ricorso fatto dalla Power Crop che chiedeva invece di poter costruire, quindi noi siamo contenti di poter realizzare la centrale a biomasse che a questo punto non si farà. È stata una battaglia fortemente anche sostenuta da lei, se non sbaglio, no? Sì, perché alcuni anni fa in regione sembrava che la cosa non fosse di competenza. Abbiamo provato tra il presidente Vasai e altri colleghi a rimettere al centro anche delle politiche regionali questa questione. La regione si è ricorsa insieme a alcuni comuni della provincia, quindi l'Unione fa la forza in questo senso. E abbiamo fatto capire che quel territorio, anche attraverso il piano del paesaggio, che conteneva alcune norme anche specifiche, non doveva essere violentato dalla centrale a biomasse. Noi crediamo che la Val di Chiana andava protetta, chi ci lavora, gli operatori, chi ha fatto questo territorio straordinario andava protetto anche attraverso il piano del paesaggio, questo abbiamo fatto.